Tra le sale ricche di storia, gli arredi e i dipinti di epoca sabauda e asburgica, alla Villa Reale, oltre 100 opere d'arte contemporanea e di design di grandi artisti italiani suggellano l'incontro tra passato ed eccellenze del presente. Taglio del nastro per Reggia Contemporanea, il percorso espositivo che negli ambienti interni del primo e secondo piano nobile della Villa Reale ospiterà capolavori di arte astratta e figurativa e del design, in un riallestimento ripreso dal progetto realizzato al Quirinale dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. Da oggi si completa la prima fase di Reggia Contemporanea, un percorso che era stato inaugurato in preview dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esattamente un anno fa, il 6 dicembre del 2022, in occasione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. È un progetto dinamico che quindi avrà ulteriori implementazioni. Oggi abbiamo più di 100 opere d'arte e oggetti di design che riempiono le sale nobili del primo e del secondo piano nobile. Un'occasione per ammirare la creatività e i pezzi di pregio dell'arte italiana, moderna e contemporanea, in un progetto di valorizzazione di un bene architettonico, storico e culturale come la Villa Reale, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Un complesso monumentale fondamentale per la nostra regione, sicuramente un luogo dove Regione Lombardia ha da sempre creduto, quindi noi Regione Lombardia qui ha investito quasi 55 milioni, e un passato glorioso, un presente straordinario che si apre alla contemporaneità e quindi qui una mostra che vedrà accogliere non solo artisti contemporanei ma un via e vai di opere, alcune saranno in donazione, altre saranno solamente diciamo così prestate e quindi verranno restituite, ma comunque un luogo molto vivo. Oggi con grande soddisfazione inauguriamo questa mostra che mette insieme tanti artisti contemporanei, unisce anche la forza e la volontà di tutte quante le istituzioni di dare finalmente un'efficacia a tutti gli investimenti che sono fatti sulla Villa Reale, e quindi ci auguriamo che sia un ulteriore step per poter far crescere questo asset che, non dimentichiamocelo, è uno delle tre residenze in Italia dei nostri ex reali. Quindi è un patrimonio del nostro paese, prima ancora di essere un patrimonio di Monza e Brianza.